Ciao ragazzi, eccoci allora oggi tornati dopo 2 settimane di stop per il problema che avete visto nell'ultimo video. La leva è tornata, purtroppo la sfortuna vuole che non ho potuto cambiare solo la leva, ma ho dovuto cambiare proprio tutto il gruppo pompa perché al momento non è disponibile la leva soltanto. E oggi ritestiamo un po' come vanno le botte, più che altro le mani, perché in questi giorni un po' doloranti in pressione, vediamo un po' sul manubrio. Sono da solo oggi. Partiamo da Canzo, il giro si chiama Conca di Crezzo. Andremo a finire sopra il lago di Lecco, precisamente saremo sopra Onno. Adesso 2 pompate alla bici per vedere come sono le gomme e poi partiamo. E siamo partiti con, ma qua non si vede, però adesso quando girerò la curva c'è un nero, infatti tuona, quindi io di solito mi affido alle previsioni del meteo svizzero. Vediamo quanta acqua mi fa prendere il meteo svizzero oggi. Siamo la strada di Canzo, mentre tuona, tornante su, prima discesina di giornata, tanto per farti venire cagotto con l'arietta. E il buio. Non vedo niente, c'ho gli occhiali da sole, ma qua dentro non filtra un fico secco di luce. Qua si evita il guado, si va sul ponticello. Tutto questo giro per evitare un po' di strada. Preferisco i taglini che stare in asfalto. Non so se riuscite a vedere il colore del cielo, ma più o meno abbastanza minaccioso. Ma che bello, cielo nero. Regolatore di velocità, adesso mi faccio prendere la multa per eccesso di lentezza. Comunque il mio GPS ci dà una mano e mi dice che siamo sulla strada provinciale 46 della Valbruna. Ok, adesso si gira. Coletti antichi. Dopo la pausa per aver messo la cover allo zaino per evitare sorprese improvvise, ripartiamo subito con questo San Pietrino occiotolato. Le pendenze qua non si fanno scrupoli a tagliarti le gambe, ecco. Il primo strappetto è andato. Prezzapino Conca di Crezzo. Non lo fa nessuno questo. Momento Rovi. Mamma mia, come l'hanno lasciato andare. Praticamente ho fatto più fatica a fare questo e Borlo Joe che il pezzo che devo fare adesso, che è ancora peggio. Pronti partenza, a salita t'ammazza, via. Madonna, raga, sono già sdraiato sulla bici, per non dire in impennata. 26%! Pausa acquetta direi adesso. Ancora pendenze omicide. Eccoci, Alpe di Monte. Quindi siamo dietro alle montagne del Cornizzolo, del Monterai. Di là c'è Val Madrera. E qua sotto c'è tutto il lago. La scalinata non la faccio. C'è un po' di su e giù. Senza esagerare, come sempre. Fermiamo praticamente subito. Ok, dopo un po' di risalita adesso c'è una piccola discesa. Direi che qua ha smesso di piovere da mucho poco. E andiamo a sinistra, in fuoristrada.
ultimo strappetto. Ci mettiamo qua perché lì vedo che c'è tipo un matrimonio oggi. Raga, di là c'è l'azzurro, un po' peggio, un po' peggio, un po' peggio, là nero. Foto copertina del video. E iniziamo la discesa. Si gira a sinistra. Ce lo prendiamo con calma, un po' perché potrebbe essere bagnato. Qui agli alberi. Ma ti fermi. Perché? Al solito qua. Sempre i rami. Sì, è bagnaticcio. Quindi fare molta attenzione con usa il freno davanti. Sentirino che ho finito a piedi perché mi stavo uccidendo, si fa un po' di strada poi si esce di nuovo. E qua si ripedalicchia, risale. Devo solo capire a che parte devo andare. Giro molto cross country, un poco discesistico e enduro. Ho telefonato. Lì abbiamo proseguito per la strada perché non c'era nient'altro, era solo un attimo di sicurezza. Piega giù a sinistra, credo, sì, esattamente. La fangazza, raga. Qua è slippery. Per stare in mezzo, andare a divertirsi sui laterelli che ci sono. Le frasche, sa che va ancora di più. Occhio qua alle rocce viscide. Un po' di occhio qua ai rami bassi, che cazzarola qua. Ti agganci qua. Ci fosse un domani. E qua usciamo. Gradini sulla strada. Allora, questa qua è la strada che porta su a Ghisallo. E si gira. Lì. Via la maschera, che si è morte caldo qua. In pratica abbiamo girato per evitare praticamente di arrivare alla macchina. Deviazione verso la Snigo. Saliamo adesso. Oddio, c'è una macchina che mi insegue. C'era una fregatura, risaliva. Quando è che smette di salire? E ci troviamo in ampi spazi verdi. E intanto vado fuori rotta. Tra le pecore. Spero di no, le ortiche. Per passato i soliti cavi dell'elettricità. Forse si scende, forse. Ok, sì, tornante qua. Zedorna sempre. Uno sporco. Qua
qua un po' meglio. Ruscelletti, rami ovunque, taglio del ruscello. Madò, un frullatore. Uè, piccolo pony. Ciao piccolo pony. Siamo vicini alla fine, mi sa, eh? Adesso si risale ancora un pezzetto. Ultimo sentierino, proprio breve. Ciao. Le gambe un po' a pezzi. Attraversiamo adesso. Vabbè raga, diciamo che mi sono un po' perso. Intanto, com'è che si dice, tutte le strade portano a Roma, quindi a posto. Faccio qua il video conclusione perché almeno qua dietro c'è una bella cascata. Il giro, come avete visto, è molto pedalato, poca discesa, comunque quella che c'è non è chissà che cosa, però dai, ci sta per questa mattina. Non abbiamo preso l'acqua, abbiamo fatto andare ancora un po' le gambe, poi domani mattina vedremo come gireranno con gli altri. Adesso vado a casa, do una sciacquata alla bicicletta che è lercia, mi do una sciacquata anch'io. Ci vediamo al prossimo video, che sarà penso quello di domani se non cambia niente, quindi ciao e alla prossima.